Bene, questa conferenza ha lo scopo di pubblicizzare quello che è una iniziativa che il nostro Ateneo ha intrapreso e che con il sostegno vuoi della Regione, vuoi del Comune, si propone di portare qui a Novara alla creazione di un parco scientifico per lo studio delle malattie autoimmuni. Le malattie autoimmuni sono patologie ampiamente diffuse, quali per esempio, giusto per fare degli esempi, l'artrite reumatoide, il lupus, e queste malattie sono già da molto tempo allo studio presso i nostri dipartimenti. Abbiamo anche un centro universitario interdipartimentale per lo studio di queste malattie che si chiama IRCAD e oggi cerchiamo di potenziare ulteriormente queste attività attraverso la creazione di questo parco scientifico. Parco scientifico nel quale non solo troveranno avvio gruppi di ricerca che verranno certamente gemmati, diciamo così, dai nostri dipartimenti, ma dove troveranno collocazione anche delle aziende che lì insieme a noi svilupperanno delle attività di ricerca e speriamo anche troveranno modo di mettere in piedi dei sistemi che possano portare alla cura, alla diagnosi di queste patologie. Bellissima iniziativa sotto diversi profili, c'è quello medico, quello assistenziale, io vedo anche quello sociale, quindi può creare nuova occupazione, nuovi interessi in un momento in cui siamo veramente alla ricerca di attività di questo genere. E quindi la Banca Popolare non poteva non essere insensibile e volentieri dai suoi spazi, la Fondazione anch'essa cerca di dare una mano con un contributo. Proprio perché abbiamo bisogno di queste iniziative, è importante che siano iniziative di un grosso peso scientifico e gestite soprattutto da persone di cui possiamo fidarci, perché le idee più belle, se messe in mano a persone poco pratiche, non vogliamo pensare a poca attenzione nella gestione dei denari altrui, ma anche soltanto poco pratiche, non danno poi dopo luogo a dei risultati concreti importanti. Invece in questo caso siamo perfettamente consapevoli che è un'iniziativa che avrà successo.